Buonasera, benvenuto al nuovo numero di Bizona. Parleremo ovviamente della partita di domani tra il Pescara e l'Entella, della trasferta del Lanciano sul campo del Cittadella. Come ogni venerdì presentiamo un ospite del mondo calcistico abruzzese ma anche di livello nazionale. Parliamo del collega della RAI, Antonio Monaco. Buonasera Antonio. Buonasera. Antonio Monaco è l'inviato di tutto il calcio minuto per minuto, segue la Serie A, la Serie B, segue la Nazionale Azzurra, lunghissima carriera alle spalle. Antonio, con te possiamo parlare a 360 gradi del mondo del pallone, poi ovviamente ci concentreremo sulla realtà abruzzese, perché tu sei un abruzzese puro sangue, hai sempre il Pescara nel cuore perché lo segui da decenni. Però facciamo un passo a ritroso nel tempo, perché la passione per il giornalismo, chi l'ha inculcata ad Antonio Monaco? Come entri in questo mondo del giornalismo? Ma nasce seguendo Panfilo Monaco, ex vicepresidente, ora non c'è più, quindi lo ricordiamo anche, che già allora, tanti anni fa, io ero giovane, mi faceva seguire il Pescara dei miracoli, ricordiamolo così, di una squadra fatta di campioni, il Pescara di Bruno Nobili, il Pescara di Repetto, il Pescara di Zucchini e di tanti altri giocatori che hanno di fatto contraddistinto la storia del Pescara. E lì è nato l'amore per la maglia biancazzurra. Mio padre, che fu trasferito a lavorare qui, e io che di fatto ho fatto tutta l'infanzia, sono nato ad Avezzano ma sono pescarese d'adozione perché ho vissuto da sempre a Pescara, quindi ho seguito un lustro intero, di fatto, definiamolo così, di vicende che belle, brutte, positive, meno, che insomma hanno contraddistinto la storia del calcio pescarese. Per quanto mi riguarda, per ciò che concerne il mio ambito, la mia carriera, lo dico sempre, mutuando una classica frase, proprio orgogliosi di tifare questa squadra, di avere nel cuore questi colori per tanti motivi, anche perché ogni volta che vado negli stadi d'Italia i tifosi riconoscono la mia voce e mi danno un senso di appartenenza. Questo in Rai molte volte non dovrebbe accadere, perché dovrebbe esistere il famoso pluralismo, però visto e considerato che in altri ambiti accade, cioè porto un esempio, Marco Civoli di Milano oppure sì, Carlo Verna di Napoli, io sono contento che mi dicano Antonio Monaco di Pescara per tanti motivi, perché si dà un senso di pescaresità, di abruzzesità a una professione che io ho svolto sempre a Pescara, perché io sono questo grato. Questo però non vuol dire città. Che hai dimenticato la tua terra, la Marsica, l'Avezzano. Pescara quindi, soprattutto, anche perché al di là del calcio, poi io quando non ho impegni per ciò che riguarda tutto il calcio minuto per minuto, cioè la Serie B e la Serie A, posticipi e anticipi, e la nazionale, poi ne parleremo perché certo, dopo domani si partirà partire nuovamente per Coverciano. È chiaro che io mi occupo anche e soprattutto della cronaca che accade in regione, in particolare nella provincia dell'Aquila, e a disposizione naturalmente del TGR Abruzzo, dove ci sono dei validi colleghi con i quali lavoriamo insieme da anni. Ecco, fra televisione e radio, cosa ti piace fare di più? Prescindere, poi bisogna fare tutto bene a livello professionale, però la passione qual è? La radio? Enrico, tutta la vita la radio. Tu lo sai, non nascondiamo anche ai nostri telespettatori la nostra amicizia, certo, il nostro confronto, fatto anche di opinioni diverse, per carità, ma sempre vissuto nel massimo rispetto professionale. Tu sai bene che a me, come a te, il veicolo radio è l'asse trainante della nostra carriera. Poi, per carità, la televisione è bella, nella televisione si realizzano servizi, si possono curare gli speciali, approfondire delle rubriche, ma però la radio quello è la radio. Che ti dà la radio, almeno per quanto mi riguarda, non so se altri colleghi sono d'accordo o meno, per carità, pareri tutti da accettare e condividere, quello che ti dà la radio non ti dà la televisione. E pensi che anche per il pubblico sia così, cioè il fascino della radio, il mistero radiofonico? Ma sai, mi è capitato qualche volta, per esempio, di fare una fila all'aeroporto, di parlare con dei colleghi e persone accanto che riconoscono la voce e ti dicono: ma lei è Antonio Monaco? Questo significa che questo veicolo radio è molto ascoltato.
In televisione, cosa diversa, perché nel momento in cui tu sei un conduttore televisivo di livello, non so, parlo del TG1, del Sì. TG5, ma anche della TGR Abruzzo, per carità, dove ci sono dei colleghi bravissimi e validissimi, se lo fai continuamente sei una persona che viene identificata per quel tipo di servizio. Se non lo fai in conduzione o vai a realizzare dei servizi chiusi, difficilmente poi, nell'arco del tempo, È vero, le è vero. persone possono identificarti. La trasmissione di tutto il calcio minuto per minuto, invece, è storicamente una trasmissione dove tutti i nomi, per bene o per male, vengono Per identificati. questo allora si ricordano i Nicolò Carosio, Enrico Ameri, Ma Sandro Sandro Ciotti, Ciotti, Provenzali, certo, più di alcuni personaggi Casomai della anche più TV. bravi, per carità, casomai anche più bravi, però è nell'immaginario collettivo una trasmissione che veicola proprio questo tipo di atteggiamento Oh, mentale. invece la carta stampata non ti ha mai interessato? Non te ne sei occupato perché eri troppo No, 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 impegnato no, assolutamente con no, non è così. la Rai? Carta stampata è sempre, secondo me, un momento importante per la crescita della carriera No, parlo giornalistica. del tuo interesse, non hai Io ho avuto mai lavorato per interesse. il centro all'inizio proprio dalla nascita del giornale per 2 anni, collaborando con il centro e contemporaneamente con la RAI. Poi naturalmente le strade si sono divise perché è nata e Dovevi fare sorta una scelta. l'opportunità di poter lavorare in RAI e quindi a quel punto io ho iniziato la mia carriera in RAI pur rimanendo molto legato a questa testata giornalistica che ritengo di assoluto pregio, senza nulla togliere al Messaggero, al Tempo che in questo momento sta vivendo un dramma, lo definisco totale, questo processo di desertificazione abruzzese dove sta chiudendo di fatto tutto, adesso chiudono anche i giornali, insomma, mi sembra Oh, un momento un po' voi particolare. della Rai avvertite una concorrenza maggiore con la nascita, sicuramente con la nascita di Sky, di Assolutamente sì, Premium, ma è una assolutamente sì. concorrenza che stimola la qualità? Guarda Enrico, il discorso è questo, ti porto un esempio. Anni fa, quando arrivava la RAI, il giornalista, il tecnico, l'operatore, di Veniva fatto, un po' fra privilegiata. virgolette, veniva un po' privilegiata, si aprivano le porte perché arriva alla RAI. Adesso con la piattaforma degli sponsor e con interessi di aziende nell'ambito privato che interagiscono con le società e interessi di lega, eccetera, cosa accade? Che chi ha più soldi prende l'evento. Quindi a quel punto la RAI nel giro di pochi anni si è ritrovata da essere la prima indiscussa nel fare le interviste del pre-partita, le telecronache e le radiocronache, le interviste del post-partita, si è ritrovata a dover aspettare le dirette di Sky quando prende l'esclusiva, di Mediaset quando prende l'esclusiva, addirittura delle private esclusiviste di certe gare, per cui non ti nascondo che molte volte, sia per tutto il calcio che anche e soprattutto per le partite di A o di B, c'è una lunghissima attesa, interminabile anche di ore, quando qualche anno fa questo qui era completamente ammortizzato. Invece il mondo delle TV private, come lo valutate? Allora, Il mondo delle TV private, da dove ci sono sono dei nati valenti. tanti personaggi del Parliamo giornalismo? dell'Abruzzo naturalmente, o anche e No, no, a soprattutto. livello Allora, io nazionale. penso che avendo visto il panorama anche delle TV private in Italia, devo dirti che i colleghi che sono in Abruzzo sono tra i più bravi. Perché? Perché probabilmente fanno parte della mia generazione, adesso stanno arrivando altri altrettanto validi, ma che comunque già dal 75, 76, 77 iniziarono proprio come pionieri Sì. di questa attività, no? E per cui quando si mette poi davanti al piatto della bilancia la professionalità, la bravura, emerge chiaramente un dato inconfondibile che i nostri colleghi, soprattutto in Abruzzo, sono molto molto più bravi di tante altre realtà che ci sono in Italia. Antonio Monaco, ho ricevuto delle offerte da Sky, Sì, da ma no, è meglio Mediaset. e preferisco, cioè sì, vabbè, come in tutte Attività. come in tutte le attività ci sono state delle cose, ti dirò. Tralasciando il discorso di natura professionale che strettamente mi lega al contratto con la RAI, le offerte sono arrivate più dal mondo del calcio che casomai dal settore Cioè con altri radiotelevisivo. ruoli?
No, casomai la squadra che dice, oppure il presidente che dice, perché non vieni a fare l'addetto stampa da noi? È un esempio, ci può stare questo, Certo. no? Oppure anche da altri comparti al di fuori del mondo del calcio, che ne so. Perché hai detto no? Perché io sono molto legato alla RAI, sono un aziendalista e dopo tanti anni sono riuscito a, nel corso degli ultimi mondiali ad avere la nazionale. E ti posso garantire, Enrico, che nel momento in cui arrivi lì, non apprezzo poi lasciare questo tipo di attività oppure questo tipo di lavoro perché casomai c'è qualcosa che ti può dare in più a livello economico oppure perché puoi lavorare meglio tecnicamente. Nel corso di una carriera si arriva a un certo punto dove tu poi raccogli. Avendo raccolto questo, io non posso dalla sera alla mattina Quindi non tradiresti mai la RAI. accettare di andare a un'altra azienda solo perché casomai ti dà dei soldi in più. C'è un altro tipo di aspetto. Nel momento in cui tu vai in un'azienda, non è che entri e sei tu il numero uno e comandi, diceva sempre Buonanima di Panfilo. Nel momento in cui vai alla posta, fai la fila e paghi, non è che poi quando esci, torni 2 ore dopo, passi davanti a tutti, devi rifare la fila. Allora, rimettersi poi in discussione alla nostra età, che non è insomma un'età, Certo, ci sono anche altri però insomma, valori ci umani sono altri che valori, il legame forse. soprattutto col territorio, Sì. perché lasciare la RAI per andare, che ne so, a Milano oppure a una sede È estera. una scelta di vita diversa. Una scelta di vita diversa, poi dipende se uno ha la famiglia, non ha la famiglia, se deve seguire i figli. Io ho la famiglia, ho i figli ancora adolescenti che devo seguire, preferisco rimanere in questa situazione in attesa. Poi, vabbè, il Ecco, futuro non si può dicevi poco fa che prevedere. la tua crescita professionale ti ha portato alla nazionale di Sì. calcio. È un po' come il giocatore che fa la gavetta e arriva proprio a indossare la maglia azzurra, Sì. Sì. la paragoniamo così. Ecco, questa crescita professionale, che tipo di ostacoli hai trovato? Alla vigilia pensavi di non superarla, invece ce l'hai fatta. Allora, adesso ti svelo una cosa che sicuramente ti farà sorridere perché un po' ti conosco. La mia prima radiocronaca è stata, attenzione, con il baracchino, ci sono anche delle fotografie, TKM Gioia De Marzi contro l'Ortucchio. Bellissima, il E questo derby. momento, Derby. è un momento, dice, questo che cosa sta? È stata la mia prima radiocronaca con il baracchino per te, Radio Marsica. Adesso tu immagina nel corso di 30 anni arrivare casomai a fare la nazionale. Allora devi ricordare tutti i passaggi. Allora, la cosa iniziò dopo che di fatto io avevo già iniziato a lavorare per il TG Abruzzo. E facemmo degli stage a Perugia, alla scuola di giornalismo, per il corso di radiotelecronista. E lì naturalmente poi uno può avere dei difetti per altre cose, però poi, se c'è una piccola qualità, Sono definiamola doti così, naturali. emerge, no? Emerge. Allora, se Ma uno questi sa sono fare doti quello, non, naturali. casomai Certo. non sa, no, sicuramente non sa fare un'altra cosa, per carità, però quello era emerso. E nel 92, 93 mi chiama Sandro Ciotti per dire di questa collaborazione. E io accettai. E l'esordio fu a Francavilla, Campo Neutro, Pescara Venezia. Quel Sì. giorno feci io l'esordio a tutto il calcio minuto per minuto, ma ci fu un esordio ancora più importante, quello di Morgan De Santis, che Che parò il rigore a parò il Vieri. rigore a Bobovieri. Per gli Mentre il amanti della compianto Zazà statistica, faceva la porchetta fuori dallo mentre il stadio. compianto Zazà offriva panini gratis a Esatto. tutti per protestare Esatto. contro il Pescara. Detto questo, una parentesi per gli amanti della statistica, Rumignani in panchina da un lato, Gigi Maifredi in panchina dall'altro. Realizza il gol Baldi. E allora da lì è stato l'inizio di questa carriera a tutto il calcio minuto per minuto. Naturalmente ci vuole costanza, crederci e soprattutto non mollare mai, anche nei momenti tristi, nei momenti bui, quando tu pensi di non poter arrivare a un certo obiettivo e invece poi piano piano se hai costanza e ci credi, naturalmente devi avere anche la passione per questo tipo di attività. E allora forse poi piano piano riesci ad arrivare. Campionati europei, mondiali di calcio, quello è il top che si può raggiungere per uno che fa questo tipo di Sì, lavoro. sì. Ecco, al mondiale. Eccola la differenza tra la televisione e la radio. Io feci il primo mondiale nel 90, curando gli aspetti televisivi.
e poi ci fu un blackout, poi ripresi con tutto il calcio ai mondiali in Germania. E ai mondiali in Germania noi vincemmo il mondiale. Per cui, oltre alla nazionale che vinse il mondiale, un po' tutto il gruppo che seguiva la nazionale si sentiva un po' inorgoglito di questo fatto, di aver Gratificato, vinto un mondiale anche giornalisticamente, no? Io certo. ero alla finale a Berlino, insieme al collega Antonello Orlando abbiamo fatto la finale terzo e quarto posto, quindi fu un momento, a mio modo di vedere, irripetibile. E in quella circostanza nacque il famoso, fra virgolette, scoop che può forse capitare una volta nella vita, con Maradona. Sono dei momenti di vita giornalistica che tu devi cogliere, per poi poter alimentare la tua professione, altrimenti non ha senso, no? Solo andare a raccontare o a fare la fotografia del momento. Devi cogliere anche l'attimo o avere degli spunti per poter poi proporre dei servizi e degli Tu approfondimenti. sei stato tra i pochi a presenziare all'ultimo mondiale in Brasile, tra i Sì, pochi perché c'è stato un ridimensionamento del e qui personale entriamo in un della altro discorso. RAI, che ci può stare in questo momento di Sì. crisi. Ecco, ti ha gratificato ancora di più essere stato scelto per questo mondiale? Sì, è una cosa però, se la vogliamo definire da un punto di vista personale, un po' effimera. Cioè, da un lato il fatto che io sia stato scelto per proseguire questo rapporto con la nazionale. Siamo partiti in due per la radio, io e il collega Francesco Repice, più i tecnici, e poi due o tre persone per la televisione. Una, diciamo, comitiva di 8-10 persone tra tecnici e giornalisti a fronte di 134 preventivati alla vigilia del Mondiale del Brasile. Quindi con una mole di lavoro incredibile da sostenere e soprattutto affrontando il Mondiale dei Mondiali, perché il Brasile era definito il Mondiale dei Mondiali, dove tutti si aspettavano un'escalation da parte dell'Italia, soprattutto dopo i risultati che aveva ottenuto, anche se perdendo l'Europeo di Prandelli. Purtroppo non è stato così, per tutta una serie di motivi che naturalmente, spazio permettendo, poi potremo anche analizzare. Però, nonostante questo, finita l'Italia, noi siamo andati sui gironi a raccontare quello che accadeva in Brasile, sui gironi e quindi anche lì fino al termine. Però, ti ripeto, quando l'Italia ha vinto il mondiale in Germania c'era un altro tipo di entusiasmo, si lavorava senza Beh, era accorgersi tutto neanche la diverso, fatica. ne eravate Poi quando molto di l'Italia più, esce, quindi certo, quando l'Italia poi esce, quando tu devi manca raccontare qualcosa. la realtà di altri, manca qualcosa, anche l'entusiasmo, definiamolo così, che forse poi ti spinge. Io ricordo di aver fatto la finale terzo e quarto posto in Germania in apnea, cioè tutto ad un fiato. Stessa cosa Italia-Inghilterra quest'anno, i mondiali del Brasile. E poi però ricordo, mentre certe cose di cui tu sentivi il momento professionale per il racconto, casomai l'hai rimosso, no? Invece io ricordo perfettamente quando ho raccontato del Brasile, quando ho raccontato della Germania, oppure della Francia, oppure del Belgio, perché evidentemente stavo tranquillo e quello che facevo lo Senti, ricordavo, ma facendo insomma. sempre delle analogie con il giocatore di calcio, l'atleta si rifà a vecchi campioni, no? Tu, Antonio, non chi cerchi di imitare, a chi cerchi di aver preso un qualcosa dei vecchi radiocronisti, hai delle caratteristiche simili a qualcuno del passato? Guarda Enrico, la domanda è bellissima, però sarebbe irriverente fare un nome sì e l'altro No, questione di no. No, caratteristiche. la caratteristica è raccontare, fare la fotografia del momento, anche dell'azione, nel minor tempo possibile, però senza accavallare le Allora, parole il e tuo dando mito la chi maggiore era? chiarezza. Vabbè, troppo facile dire Sandro Ciotti o Enrico Ameri, perché naturalmente questi sono stati pionieri, però dobbiamo anche dire che attualmente c'è gente molto preparata. Riccardo Cucchi e Francesco Repice su tutti, un'altra categoria di radiocronisti. Per cui essere affiancato a questi a me, cioè, per me è motivo di orgoglio, di Certo. soddisfazione, però è normale che nella scala dei valori i nostri maestri, quelli che ci hanno preceduto, con i quali abbiamo fatto dei corsi, che ne so, Icardi per esempio, con il quale abbiamo fatto il corso a Perugia, è un grandissimo.
Comunque dall'Abruzzo in tanti sì. sono immersi in questa professione. Sì. C'è una buona scuola. Come no, ce ne sono tanti. Gianfranco Mazzoni nell'automobilismo. Giulio Delfino. Il grandissimo Giulio Delfino che è di Pescara, Capaldi dell'Aquila, Armando sì. Palanza di Aver, ce ne sono tanti. Adesso fare un nome certo. e poi casomai te ne dimentichi un altro e poi certo. ti dicono vabbè, perché allora io dico che ce ne sono tanti e bravi in diversi settori, non solo del calcio, ma anche in altri sport. Fusco. Ce ne sono, cioè, se iniziamo a parlare usciranno sicuramente tanti nomi. Insomma. Ecco, quanto ha condizionato la tua professione la regione Abruzzo che esprime soltanto il Pescara a livelli calcistici elevati? No, Enrico, io in questo mi sono battuto anche nei corsi che abbiamo fatto. L'Abruzzo è una delle regioni che ti consente di lavorare sia per quanto riguarda lo sport che per la cronaca, perché nel giro di un'ora si passa dal mare alla montagna. Facciamo un discorso prettamente calcistico. Ci arrivo. Si passa nel giro di un'ora dalla costa alla montagna, da problematiche della costa a problematiche delle zone interne, dal calcio, e ci arrivo, di Serie B, all'Aquila, al rugby di Serie A, dalla pallacanestro di Roseto in Serie A, al basket, alla pallamano di Teramo in Serie A, per cui è una regione che pur non esprimendo un numero elevato di squadre ha un'appartenenza geografica ben precisa. Antonio Monaco fosse nato a Milano, a Roma o a Napoli, avrebbe avuto più spazio o no? No, avrebbe avuto più difficoltà. Perché era uno dei tanti? No, non solo perché era uno dei tanti, perché aveva una tipologia di regione geografica che non ti consentiva di fare quello che si fa in Abruzzo. Cioè, se Enrico Rocchi di Pescara viene ad Avezzano, sicuramente sa dove sta lo stadio dei Marsi, perché copre questa distanza in poco tempo e riesce a logisticamente organizzarsi. Ma da Milano, per andare nell'entroterra milanese e fare due-tre ore di macchina, andare a ritrovare lo stadio tra la Serie A, la Serie B o la Serie C, si fa fatica. Oltretutto c'è un fatto, sono poche le squadre o i club che rappresentano l'Abruzzo nelle varie discipline, in regioni come la Lombardia, come il Piemonte, insomma, si disperde. Potrebbe sembrare una celebrazione di Antonio Monaco, non lo è, però è bellissimo conoscere le varie sfaccettature di questo lavoro. Adesso parliamo di calcio. Eccoci. Qual è stato il più bel Pescara che ricordi? Bella domanda, Enrico, questa. Ma io... Premesso che, insomma, tu hai vissuto mi rivolgo vincenti. A te, ma anche ai tifosi pescaresi. Io purtroppo su questa domanda, Enrico, io non sono attendibile. Non sono attendibile, ve lo dico col cuore, perché io sono tifoso del Pescara. Vabbè, ricordi a me è accaduta una cosa a Cesena, che penso che non so a quanti altri giornalisti possa essere accaduta. Poi da lì ti spiego quali possono essere i campionati. Una mattina sono partito per Cesena e ho indossato una felpa. Ho messo una felpa e sono andato a Cesena. Mi sono fermato in sala stampa, la gente mi guardava e faceva così con le mani. E io mi giravo e dicevo, ma questi ce l'hanno con me. E vabbè, passa il secondo, mi guarda, e fa così. E io non mi ero accorto che mi ero messo la felpa del Pescara 1936. Cioè, quindi dirti adesso qual è stato il miglior Pescara, io sono legato da tanti anni al Pescara, ci sono state delle stagioni esaltanti, dei momenti importantissimi, sono passati fior fior di giocatori. Io ripeto sempre, lo dico a tutti coloro che vengono qui, non ultimo Baroni, con il quale ancora devo avere un confronto franco, cioè questa è una città, questa è una terra, che non è che se viene un allenatore si inventa un modulo tattico, sta impartendo delle lezioni ai giocatori o alla gente. Questa è gente che ha visto Leo Junior, ha visto Carlos Dunga, ha visto Carnevale, ha visto Bruno Nobili e Totò Nobile. Voglio dire, questa è gente che il pallone lo conosce. Anche come allenatori, anche Galeone, Mazzone, e arriviamo a Rossi, Galeone, Zeman. Mazzone, Delio Rossi, Catuzzi, Zeman e chi più ce n'ha più ne metta. Per cui adesso dirti qual è stato. Ricordiamo sempre Tom Rosati. Tom Rosati, per andare indietro poi nella storia, nella cultura. Allora, diciamo che le squadre che ci hanno esaltato di più sono state le squadre di Gianni Galeone, la prima vittoria del campionato, ma anche la seconda,
che poi ha sfornato anche tutta una serie di atleti che adesso sono tutti nel mondo del calcio come allenatori, senza che rifacciamo i nomi, comunque qualcuno lo possiamo fare, Max Allegri e Gasperini, che sono rimasti legati a questa città e anche con noi, e soprattutto anche la Natali Zeman, perché certo, anche quella di Vojaconi, però era un campionato diverso perché si passò dalla C alla B. E anche quella di Eusebio Di Francesco, per citare le promozioni. E ci arrivo, e anche quella di Eusebio Di Francesco. È normale che tutte le vittorie ti lasciano un segno, così come purtroppo poi anche certe cadute ti lasciano un segno. Non dimentichiamo mai le 11 sconfitte di Delio Rossi, anche lì c'è un momento particolare che se vuoi ne invece parliamo, a livello di presidenti? Ma adesso qui allora tu sorridi perché ricordi, no, quello perché, che abbiamo vissuto con non è facile parlare Scibilia, dell'era, no? di Pietro Scibilia, perché naturalmente 18 anni di Scibilia rappresentano una storia calcistica piena di contraddizioni, di soddisfazioni, di cadute di stile, di riprese, di partenze, di ripartenze, quindi ci vorrebbe veramente una trasmissione intera solo per parlare che di quella, rapporto avevi di quella con gestione. Io avevo commendatore. Io avevo con l'allenatore, con il presidente, con il commendatore, con il commendatore Pietro Scibilia. Allora, che non chiamavi così, lo chiamavi Don Pietro. Io lo chiamavo, no? Don Pietro, poi adesso hanno mutuato Don Peppe, sì, giustamente ci sta, certo. Parlo anche di De Cecco, poi ne arriveremo anche a Don Peppe. Pensavo Oliveri, no, Don no, Peppe Oliveri. Io con lui avevo un rapporto franco, ma il rapporto era improntato su una stima reciproca, cioè se io dovevo criticare l'operato della presidenza Scibilia, io ricordo, ci sono anche i servizi a testimoniare questo, io sono stato il più feroce giornalista nei suoi riguardi, nel criticare gestioni, squadre allestite e soprattutto alcuni campionati che potevano partire in una maniera e sono finiti in un'altra. Ricordo un calciomercato dove tu eri presente, che Don Pietro mi disse: allora Antonio, abbiamo preso Allegri, quest'anno facciamo un grande campionato, e io gli dissi: ah, quest'anno facciamo 24 punti. E lui mi guardò e mi disse: ma come, abbiamo preso anche Tizio, Caio e Semproni? Allora 22. E finì così, purtroppo, perché uno lo disse scherzando, però andò a finire così. Era tutti i difetti che poteva avere Don Pietro Scibilia, però io non ricordo un giocatore che alla fine si è lamentato del mancato pagamento. Ma erano altri tempi, insomma, adesso le gestioni sono diverse, è cambiato il mondo del calcio, è cambiato tutto. Scibilia è stato contestato anche da me, anche da altri, si sono addirittura fatti chilometri di manifestazione, certo, per cui erano altri, era un altro mondo. Quell'esperienza era diversa, di Scibilia è servita la piazza o no? Perché era una grande piazza, Enrico. No, parlo a livello di rapporto con la tifoseria, perché oggi si lamentano ancora, cioè dei tifosi verso questa società, si critica sempre, è troppo esigente la piazza? No, Enrico, guarda, no? Allora, ti ho premesso prima che questa è una piazza, non so le nuove generazioni, ma fino a qualche anno fa era una piazza alla quale probabilmente non si doveva proprio insegnare nulla, perché conosce il calcio, conosce i procuratori, gli allenatori, come funzionano certi meccanismi. Tieni presente che la tifoseria del Pescara, a mio modo di vedere, non parlo solo di curva, ma anche degli altri settori dello stadio, è una delle più competenti. Cioè a Pescara sanno quando una squadra entra in campo e dopo pochi minuti ti identificano, certo, che modulo tattico, certo, è. In altre piazze casomai fanno fatica a capire se è un 4-3-3 o un 4-3-1-2 o un 4-4-2, perché questi sono numeri, sono parole, ma poi nell'identificarlo, nel tifoso che lo deve identificare, si fa fatica. Invece Pescara è una piazza dove questa caratteristica, quindi, secondo me sì, competente dalla curva ai distinti alla tribuna, una piazza competente che sa se una squadra è stata preparata in un certo modo, in una certa maniera, e addirittura che tipo di possibilità ha per arrivare all'obiettivo che si è prefissato alla vigilia, che può essere la salvezza, un onesto campionato o addirittura un ingresso in una zona importante della classifica. Ce lo dici? Per il Pescara di oggi, che obiettivo ci può essere? È partito male, sfortuna. Squadra che ha anche delle piccole... è stata sfortuna. Enrico, dopo aver visto il calcio per tanti anni, il pallone di Catania, 99 volte su 100, entra in porta.
Quella si però può essere la fotografia di questo inizio di stagione. Sì, è prevalso l'1%, cioè il pallone che è tornato in mano al portiere. Allora, il tecnico naturalmente si è trovato, è passato dal Lanciano al Pescara, che è tutta un'altra realtà. Una squadra che, a mio modo di vedere, è comunque ben messa in campo, che esprime dei valori, che in questa fase è stata sfortunata. L'augurio è che possano arrivare presto i risultati, perché sennò poi altrimenti si complica la situazione. Perché sai, a livello psicologico, anche a livello psicologico, perché quando sei ultimo in classifica tu puoi avere anche una squadra di fenomeni, però poi arranchi. Oggi Baroni in conferenza stampa ha detto: io non ho paura. Lui cerca di motivare e fa bene. Certo, certo, fa bene. Sono frasi anche di circostanza. Lui cerca di motivare e fa bene, però sai Enrico, ti porto un esempio. Non pensare che con l'Entella sia facile. Si potrebbe ipotizzare, meno male, dopo aver fatto una ottima partita a Catania, purtroppo la sconfitta è arrivata per motivi prettamente, io li definisco così, casuali, c'è stata questa sconfitta, anche perché sarà sfortunata. Io penso che questa squadra ha tutte le possibilità per potersi rialzare. Se così non fosse, allora il problema diventerebbe diverso. Cioè, subito... Ci stai dicendo che se non si vince domani rischia Baroni? Io non so quali siano le intenzioni della società, però è chiaro che nel calcio prevale una linea, e questo è un altro discorso che dovremmo affrontare. Quando accadono queste situazioni, purtroppo a pagare è sempre l'allenatore, perché nel mondo del calcio è inteso dare una svolta allo spogliatoio, una svolta all'ambiente, cambiando l'allenatore. Io raramente ho visto un presidente che è sceso nello spogliatoio e ha detto: vi cambio tutti e 16 e lascio l'allenatore. Non mi ricordo, a memoria d'uomo, una cosa del genere. È successo lo scorso anno con il Sassuolo, che sì, ha mandato via prima Di Francesco e poi ha cambiato tutta la squadra. Sì, però l'avrebbe potuto fare prima. Certo, con Di Francesco. E quindi l'avrebbe potuto fare prima. Quindi, anche lì è arrivato Malesani. Rischia a Baroni o no? Punto. Malesani, ma rischia punto, a Baroni o no partite. Domani? Secondo me potrebbe anche rischiare, perché se le cose dovessero andare per il meglio, come noi ci auguriamo, il Pescara riparte tranquillamente, anche perché ho visto che poi c'è un calendario abbordabile. Anche se ha due trasferte consecutive, di cui la seconda con il Vicenza, in anticipo il venerdì, eccetera. Qualora invece, facendo i debiti scongiuri, le cose non dovessero andare bene, insomma la cosa diventa preoccupante. Certo, sarebbe un peccato, perché Baroni è un tecnico valido, quindi ci auguriamo che possa vincere. Io l'ho seguito a Lanciano, per continuare il suo lavoro. Certo. Ha dei grossi valori, innanzitutto caratterialmente lui dà un'impronta, lui dice: decido io, non si fa condizionare, decido io. E la squadra comunque, anche se ha delle lacune, gioca con il 4-3-3, con due esterni. Quando fa i cambi rimette gli esterni, perché Zeman insegna che un gioco così dispendioso ha bisogno di quattro esterni forti, non di due. E naturalmente il Pescara dove pesca... Anche se si vocifera che per domani potrebbe cambiare modulo. Potrebbe cambiare modulo, ma attenzione, il Pescara in questo momento non ha in mezzo al campo una persona che pensa alla gara. Esempio, Brugman. Sì, sì. Queste squadre, quando non hanno questi giocatori, ti sembrerà strano Enrico, ma soffrono. Perché se non hai una qualità in mezzo al campo maggiore rispetto agli altri, vai, soffri. E quindi speriamo che con le armi che ha in questo momento il Pescara possa riuscire a vincerla questa benedetta partita. Comunque queste partite possono dare un indirizzo alla stagione del Pescara. Sì, anche perché la società dovrà, la società, Enrico, scusami se mi accavallo, da queste partite può anche capire l'effettivo valore dei giocatori presi finora e correggerli da qui a fra due mesi, perché fra due mesi ci sarà ancora nuovamente il calciomercato. E che tipo di investimenti fare? Perché se il Pescara malauguratamente dovesse stare lì, servono dei giocatori importanti, mestieranti per uscire dalle secche dei playout, fra virgolette. Se la squadra dovesse riprendersi, inanellare una serie di risultati positivi e riposizionarsi in una posizione tranquilla di classifica, allora è chiaro che a gennaio andranno fatti degli interventi diversi, mirati casomai a migliorare la classifica e a vederla poi nell'ottica di aprile-maggio, perché attenzione, questa classifica è effimera. Le squadre che sono ultime adesso, ad aprile o maggio, possono tranquillamente entrare nei playoff. Per chiudere il discorso sul Pescara, perché poi ci interessa anche il tuo giudizio sul Lanciano, ci dai un aggettivo
per questa società? Enrico, qui bisogna fare un discorso però, perché brevemente... Un aggettivo. Non lo trovo, Enrico, non lo trovo perché questa è una società che è venuta, si è fatta dal nulla, ha ripreso la squadra dalle ceneri di un fallimento, ha vinto un campionati importanti, adesso in effetti una flessione c'è stata. C'è stata una flessione perché evidentemente le risorse investite negli anni precedenti sono leggermente scese, per cui anche il presidente Sebastiani o chi lo affianca in un certo senso ha dovuto fare di necessità virtù e investire i soldi a disposizione. Hanno buttato via un po' di soldi, questo sì, lo possiamo dire. Sì, no? Lo possiamo dire assolutamente sì. Cioè sperperare quegli introiti della Serie A, ma ci sta nel mondo del calcio sbagliare acquisti, non sì, riuscire sì, a però focalizzare. Io sono convinto che Sebastiani ha ancora le armi per poter uscire da questa situazione. Enrico, siamo all'inizio, d'altronde. Io penso che il presidente, una volta che ha visto all'opera la squadra nell'arco delle prossime gare, sicuramente, visto che ha dei validi collaboratori, saprà dove andare ad incidere per migliorare questa squadra e casomai presentarsi a un calciomercato con degli obiettivi precisi. Miracolo Lanciano, il terzo allenatore che continua... Miracolo eucaristico della squadra. Miracolo dopo Lanciano. Gautieri, Baroni, D'Aversa, su quella panchina sta facendo grandi cose. Grande Lanciano. Grande Lanciano perché non è facile fare quello che la famiglia Maio ha fatto a una cittadina come Lanciano, perché se si dice nell'ambito nazionale che una società come il Pescara in A o in B è in provincia, allora figuriamoci Lanciano, che è una città piccola rispetto a quelle che possono essere le potenzialità di Pescara. Io reputo in Lanciano una sorta di famiglia allargata, dove le decisioni vengono prese in maniera collegiale, dove i Maio hanno demandato, a mio modo di vedere, a Leone, che attualmente sta dimostrando di essere veramente un signor direttore sportivo, sbagliano pochissimo. C'è questo Cicci Diomede, che è questa figura che riesce sempre come punto di equilibrio e non è poco tra squadra e società, a tessere questo rapporto tra squadra e società, a filtrare il malumore o anche le cose positive dei giocatori. C'è stata in questi anni questa novità della presidentessa che di fatto ha portato le cronache del Lanciano un po' in tutta Italia, ma anche e soprattutto i risultati, perché non dimentichiamo che il Lanciano, il primo anno che è salito in B, nessuno si aspettava l'escalation di Carmine Gautieri e invece il Lanciano si è salvato l'anno dopo, ma il Lanciano adesso ha fatto il suo, può tranquillamente tornare nei ranghi, no, addirittura sfiora i playoff in maniera incredibile ed era, a mio modo di vedere, tra le otto negli spareggi una che probabilmente avrebbe potuto dire la sua per il salto di categoria. Quest'anno arriva Robertino D'Aversa, uomo pescarese puro sangue, mio carissimo amico d'infanzia, che saluto, con il quale giocavamo a biliardino, dopo aver fatto una grandissima carriera sportiva è diventato un uomo della società rossonera e ha dimostrato già in queste prime partite di aver compattato ulteriormente questo gruppo che dopo l'uscita di Gautieri e di Baroni poteva disgregarsi. Invece altro colpo azzeccato mettere D'Aversa, al di là di poi come andrà a finire la cosa, perché è un uomo abruzzese, un uomo che ci crede e che ha mantenuto integro un certo gruppo, non so, il capitano Carlo Mammarella, i misteri del calcio. Carlo Mammarella, a mio modo di vedere, tutta la vita in Serie A, un mancino del genere, non so, anche tu Enrico, è vero, da è quanti vero. Anni non ti ricordo, ma anche altri giocatori che compatti mirano, remano verso la stessa direzione, perdi 5-1 in casa con il Frosinone e poi vai a pareggiare a Brescia dopo tre giorni, rischiando anche di vincere, quindi l'ambiente è sano. Diciamo. Un'ultima domanda, anche se con te parlerei di calcio ore e ore, però il tempo sta scadendo. Perché la Serie B è stata conosciuta, oltre al Pescara, soltanto dal Castel di Sangro e dal Lanciano negli ultimi decenni? Perché in Abruzzo non c'è qualche altra realtà, eppure piazze come Teramo, l'Aquila? Dipende solo da quello? Sì, sì, è una questione meramente economica. Oggi Teramo con Campidelli adesso, può... Adesso, anche Malavolta però ha avuto... Sì, però non hanno... Non so, adesso a Teramo probabilmente c'è qualche cosa. È mancato un piccolo scatto, sì. Un piccolo...
diciamo, gradino in più per poter arrivare. Anche il Teramo era arrivato alle soglie della Serie B. E ci è riuscito solo il Castel di Sangro con Gabriele Gravina. E è mancato in queste piccole realtà un qualcosina in più. Non dimenticare che a Castel di Sangro è venuto l'Inter in Coppa Italia. È mancato un qualcosa in più, ma questo qualcosa in più però bisogna riconoscerlo, Se lo fa vogliamo anche il Francavilla ha sfidato anche il la Serie B, Francavilla, sì, Francavilla di andando a Luciani, Milano sì. con l'Inter, con Luciani. Voglio dire, è mancato questo qualcosa in più purtroppo in certe piazze l'ho detta anche la forza economica, perché se tu hai la forza economica puoi sicuramente acquistare anche dei giocatori di maggiore spessore in grado di poter fare la differenza. Se questa forza economica non ce l'hai, o vai sui giovani che poi emergono, oppure devi accontentarti di quello che passa il mercato, il meglio di quello che passa secondo quello che tu puoi investire. L'aspetto più importante è che comunque non si è mai persa l'identità. L'ho detto e te lo ripeto, in Abruzzo il calcio è maggiormente l'asse della costa, Pescara e quant'altro, adesso anche Lanciano, definiamolo così. Però nelle altre realtà dove ci sono altri sport, l'Aquila è il rugby, Roseto è il basket e Teramo è la pallamano, anche se anche nel calcio, anche il Teramo, insomma, Chieti è il calcio così come lo è stato per Pescara, non dimentichiamo anche i derby che ci sono stati, insomma, sono delle piccole realtà che si identificano per il nostro Abruzzo. Antonio, noi ti ringraziamo, sappiamo che domani sarai l'Adriatico, poi dalla prossima Pescara settimana, Intella, bella. Nazionale Azzurra, no? Si parte per Coverciano. Con il ritiro che ha fissato Conte, ritiro a Coverciano per 4 giorni, poi Palermo, la gara con l'Azerbaigian, subito dopo la gara si partirà con il charter della nazionale per Malta, dove dopo 3 giorni ci sarà Malta-Italia. Dopo Malta-Italia, terzo evento di questa rassegna che prepara agli europei di Francia, si ritornerà in Italia per poi a novembre andare in Croazia. Nella valigia non dimenticare mai la felpa Pescara 1936. Assolutamente, assolutamente. Dall'hotel Carlton di E sempre Pescara, forza Pescara. Grazie grazie ad Antonio Monaco della Rai, pubblicità. Enrico, buonasera a tutti. Dopo il faccia a faccia con il collega della Rai, Antonio Monaco, entriamo nel vivo delle partite di domani per la settima giornata del campionato di Serie B. Dunque il Pescara all'Adriatico affronta l'Entella, come dicevamo anche durante l'intervista con Monaco, un po' la partita spartiacque di questo inizio di stagione. Oggi conferenza stampa del tecnico biancoazzurro Marco Baroni. Sentiamo dunque i passi più importanti del suo incontro con la stampa. No, bisogna anche di trovare un po' di equilibrio, no? In questo momento che avevamo, ma che secondo me è un pochettino forzato da dai risultati, da come sono arrivati alcuni risultati, come sono arrivati alcuni gol, abbiamo un pochino perso. Tendenzialmente questa è una squadra che gli piace il palleggio tra i piedi, cioè voglio dire, per caratteristiche molti giocatori, no? Stanno cercando. Sì, gli piace giocare, gli piace ricevere palla addosso, però questa è una cosa su cui noi stiamo lavorando, stiamo cercando di, specialmente i tre attaccanti, in questo ecco per dire le caratteristiche di Melchiori che ha più la profondità e quindi è un giocatore che predilige attaccare gli spazi senza palla, ti agevolano, no? Però questo lo può fare anche Pippo, lo può fare anche lo stesso Pasquato. C'è su questo aspetto qui, specialmente nella parte degli ultimi 30 metri, c'è da migliorare. Cioè, spesso i movimenti di tagli effettuati senza palla sono quelli un pochino più pericolosi. Sì, io preferisco passare da una prestazione importante perché credo che se il Pescara fa prestazioni come sta facendo, togliendo, perché se no uno dice ma è primo in classifica, no. Togliendo quegli errori che in questo momento ci hanno veramente messo in una situazione di difficoltà, io credo che quella sia la strada. Poi, ben venga tutto quello che può essere positivo o fortunato, però, ripeto, mi piace pensare che questa squadra esca da questa situazione con quello che fino adesso ha costruito, perché
se gli chiedessi di fare una partita diversa gli toglierei qualche certezza, ecco, questo, di questo ne sono sicuro. Politano è rientrato anche perché ieri comunque aveva già svolto un lavoro introduttivo abbastanza importante, oggi ha fatto tutto con i suoi compagni, quindi è convocato. Melchiori invece oggi ha provato, va molto meglio, lo convoco, domani noi facciamo un risveglio neuromuscolare, facciamo un attimino un po' il punto della situazione. Lazzari sta meglio, sta molto meglio, perché io anche quando l'ho messo in campo l'ultima partita, Latina, anche con il Bologna, ma non stava benissimo fisicamente, adesso ha recuperato la condizione, sta molto bene. Ripeto, io con gli attaccanti che stanno bene preferisco lì poter sfruttare questi giocatori, però non è detto che nell'economia della partita o nell'esigenza della partita lui non possa ricoprire anche quel ruolo. È una squadra tosta, una squadra che ha comunque costruito una squadra solida sia dietro che in mezzo. Giocano molto chiaramente anche sulle ripartenze, hanno giocatori per fare questo tipo di calcio e quindi, però in questo momento guardo l'avversario con grandissimo rispetto, con grande umiltà, però dobbiamo pensare a quello che noi facciamo. L'allenatore non può vivere e giocare e andare in campo pensando a queste cose qua, perché noi siamo un po', trasferiamo, no, ai nostri giocatori, i giocatori la prima cosa che fanno ti guardano gli occhi, ti guardano come ti muovi e quindi non puoi trasferire a loro che hai paura. Io non ho paura, io penso a lavorare perché è l'unica cosa che so fare e cerco di farla al meglio. In questo momento c'è del lavoro da mettere dentro, però c'è anche un gruppo che sta seguendo in maniera volitiva, con convinzione, in quello che stiamo facendo, e quindi io guardo solo questo, non guardo nient'altro. Abbiamo sentito dunque Baroni, ricordiamo che sono stati convocati Maniero, Melchiorri e Politano, anche se non sono in ottime condizioni fisiche, invece non sono stati convocati Da Silva, impegnato con la Primavera, Memucciai, che dalla prossima settimana giocherà proprio con la Primavera di Oddo, poi Milicevic, che dovrà restare fermo per un mese. La partita sarà diretta da Luca Pairetto di Nichelino, che lo scorso anno ha arbitrato la partita di Bari, partita caratterizzata dall'esonero di Pasquale Marino, poi 1-1 con lo Spezia e la vittoria di 1-0 a Modena. Ed ora sentiamo l'altra parte, l'Entella, allenata da Luca Prina, il tecnico dopo la prima vittoria con il Carpi, è apparso anche leggermente nervoso con i colleghi liguri, ha parlato anche dell'emozione che avrà Marco Sansovini a tornare all'Adriatico, lui che ha disputato 145 partite in maglia biancoazzurra, segnando 48 gol. Sentiamo il tecnico dell'Entella, Luca Prina. La Rosa del Pescara è una rosa di prima fascia, una squadra costruita per vincere il campionato, in una piazza abituata a vincere i campionati di Serie B, perché è una società storica, sappiamo quanto ha giocato in Serie B e in Serie A. È partita male, non so per quali motivi, ma la Rosa resta di un livello impressionante. C'è veramente una differenza pazzesca, anche proprio di budget, di investimenti, di possibilità di prendere certi target dei giocatori. Probabilmente vedendo le prime partite sono partiti, forse non sono ancora con la mentalità che richiede completamente la categoria, ma parliamo di una squadra di un livello talmente alto che la classifica è bugiarda e sicuramente il Pescara arriverà dove merita di arrivare. Speriamo che questo capiti a partire dalla prossima, da domenica e non da sabato. È un grande professionista che per fortuna vive ancora di emozioni, cosa che tante volte nel calcio si vede che è spenta in certi giocatori, per fortuna non nei miei. Quindi direi che il suo avvicinamento alla partita
come al solito fatto molto bene, quindi fatto di grande lavoro per l'Entella, di grande professionalità, ed è chiaro questo aspetto che abbiamo del sentimento e dei ricordi di 4 anni passati a Pescara sono giustamente insiti in lui, ma saranno solo degli aspetti positivi che gli daranno quella motivazione, quella carica in più per fare bene dell'Entella. Io vengo qua a parlare in modo sereno, poi è importante che quello che io dico lo voglio vedere scritto, eh? Quindi poi dopo, quando ho parlato, poi dopo le vostre supposizioni, io sto parlando di lei, sto parlando di tutte, le vostre accusazioni finiscono, perché poi vale la mia parola. Okay? Quindi la mia parola è che Mazzarani, come Litteri, come Camigliano, come tutti i giocatori, come Lanini, come tutti i giocatori che in questo momento stanno giocando di meno, fanno parte del nostro gruppo. E non so se lei quanto mi conosce, ma mi creda che io ho sempre fatto del gruppo la mia forza. E i giocatori che in questo momento giocano di meno, comunque si chiamano, sono i giocatori da noi tutti più considerati e con i quali passiamo più tempo al fine di metterli a livello degli altri, proprio perché sappiamo che c'è la necessità di avere tutti durante l'anno, perché tutti ci devono dare qualcosa. Se non erro, l'anno scorso siamo stati la squadra che ha fatto più gol con i giocatori subentrati dalla panchina. Se non erro, mi sembra che domenica abbia segnato Troiano che è entrato dalla panchina, e se non erro su punizione di Ritacchio che è entrato dalla panchina. Quindi cerchiamo sempre di veramente coinvolgere a 360 gradi, perché ci crediamo veramente, tutti i componenti della rosa. Occupiamoci ora della sfida del Lanciano impegnato a Cittadella dopo il pari con il Bari, e sempre entusiasmo nel clan rossonero. Il tecnico d'Aversa ha preparato al meglio questa insidiosa partita contro la formazione di Foscarini. Andiamo a sentire in sequenza il difensore Tresti, il centrocampista Di Cecco e proprio il tecnico Roberto d'Aversa. No, secondo me dobbiamo sempre lottare per la salvezza. Secondo me abbiamo una buona squadra con dei giocatori forti, però il nostro obiettivo deve sempre essere la salvezza. Secondo me era pure il merito di Bari che nel secondo tempo magari hanno prestato un po' di più e hanno fatto la loro gara. Però sì, magari abbiamo dovuto tenere la palla meglio e stare più alti, no? Magari siamo, come si dice, andato un po' troppo indietro. La Cittadella sarà dura perché loro hanno voglia di far punti per salvarsi come noi, quindi non incontreremo il Bari, il Catania, queste squadre che forse ti possono prendere un po' sotto gamba oppure snobbarci un po'. È chiaro che trovi una squadra che ha bisogno di punti, e quando trovi le squadre che giocano per la salvezza è sempre una partita un po' particolare, perché hai sempre dall'altra parte un po' paura di perdere punti, quindi non ti scopri forse come l'ha fatto qui il Bari o come abbiamo avuto l'occasione di contropiede a Catania. Quindi sarà una partita in cui forse avremo più la palla noi, dobbiamo essere più bravi a impostare, e quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre qualità, perché abbiamo degli attaccanti che secondo me, quei 3-4 attaccanti che abbiamo, non ce l'hanno tante squadre in B, quindi dobbiamo essere bravi a metterli in mostra e farli far gol come hanno fatto d'altronde tutte le partite, anche se secondo me la cosa principale è non prendere gol, perché se non prendiamo gol uno lo facciamo. La situazione di emergenza c'è, no, se devo dire anche oggi, se si dovesse far male e uno dei due centrali che deve entrare, mi sembra un po' troppo eccessivo, no, scusami. Io se vado ad analizzare un po' realmente il corso di queste 6 partite, ahimè devo solo cancellare una partita, per il resto è chiaro che c'è da migliorare, perché in tante situazioni abbiamo commesso degli errori, ma sono enormemente soddisfatto, perché comunque se andiamo ad analizzare anche con quelle squadre abbiamo giocato, abbiamo fatto del Catania, dove magari squadre blasonate costruite per vincere il campionato ci hanno perso, però ripeto, l'analisi realistica è che secondo me stiamo facendo bene, l'obiettivo nostro è quello della salvezza, ma questo non significa che se si può arrivare decimi o noni, ottavi o settimi o sesti ci tireremo indietro, assolutamente no. Ribadisco questo concetto perché giocare per salvarsi si va in campo con una mentalità diversa, e quello noi non possiamo prescindere.
E dalla sponda rossonera ci trasferiamo in Veneto, alla Cittadella, che vuol tornare alla vittoria. Ecco le previsioni dell'allenatore Claudio Foscarini. Siamo reduci dalle due sconfitte consecutive, logico che abbiamo la necessità di cambiare trend, dobbiamo cambiare strada, perché ecco, in questo momento credo che due sconfitte che magari analizzando sono molto diverse una dall'altra. Però ecco, abbiamo bisogno di fare la prestazione e di un po' di riprendere il cammino che c'è stato prima, nelle prime quattro giornate, e soprattutto come prestazione, ma come risultato, anche perché ci siamo sempre convinti che poi dietro un risultato ci sia anche una prestazione o negativa o positiva. E abbiamo proprio la necessità di cambiare passo, soprattutto di migliorare la prestazione e la ricerca di un risultato. Abbiamo la necessità di fare questo soprattutto. Noi non siamo una grande rosa, però forse magari un vantaggio che ha questa rosa è di avere la possibilità di giocare tutti, tra squalificati, infortunati. Questa è una rosa che si può essere, tra virgolette, è molto elastica anche per i ruoli, perché ci sono tanti ruoli, insomma, che certi giocatori possono giocare in un ruolo anche nell'altro. Quindi anche i ragazzi devono capire un attimino che qui a Cittadella sono facilitati sotto certi aspetti, quindi devono cogliere anche questa opportunità di una rosa non numericamente elevata, e quindi c'è anche la possibilità, ecco, guardo anche questo lato, di far giocare un po' tutti. Domani credo che sia una partita bella ma anche difficile da parte di Cittadella, come lo sarà per il Lanciano. Mi auguro che sia molto difficile per il Lanciano, vuol dire che noi stiamo facendo molto bene. E quindi è una squadra che magari ti aspetta, però sa ripartire e ha dei giocatori molto molto abili nella ripartenza, quindi non dobbiamo concedere tanti spazi, e quando manovriamo dobbiamo farlo in maniera intelligente. È una squadra che insomma è già parecchi anni che gioca nella stessa maniera, con 4-3-3, con due esterni sempre molto abili e veloci, e soprattutto, ripeto, dalla metà campo in su ti può mettere in difficoltà proprio per le loro caratteristiche. Quindi c'è bisogno di Cittadella che giochi molto, molto, in maniera molto intelligente. È tutto per questo numero di Bizzona, caratterizzato dalla lunga intervista con il giornalista della RAI Antonio Monaco. Poi abbiamo sentito le impressioni del Pescara, dell'Entella, del Lanciano e della Cittadella per questo turno di campionato sempre molto interessante. Con Bizzona appuntamento a venerdì prossimo. Grazie per averci scelto.